In un clima di grande partecipazione e festa è stata inaugurata stamane a Vittoria la palestra del Plesso Santissimo Rosario, con la struttura che era recentemente stata ristrutturata e che adesso viene intitolata l'atleta vittoriese Giovanni Cultrone, scomparso nel 1972, campione italiano di atletica leggera. E uno dei primi impegni che ci eravamo assunti, affermato il sindaco Muscato, era stato proprio quello di verificare le condizioni delle strutture scolastiche cittadine per intercettare i fondi ed effettuare gli interventi necessari a restituirle alla piena fruibilità. E piano piano ci stiamo riuscendo. Appena insediati nel giugno del 2016, facendo il sopralluogo delle scuole, ci siamo resi conto della chiusura di questa palestra. Era un peccato non dare la possibilità a centinaia di bambini di poter fare attività all'interno della palestra. Era veramente uno scempio. Allora abbiamo subito iniziato a lavorare, abbiamo l'anno scorso acceso un mutuo con il nostro primo bilancio, finalmente dopo tutta la parte burocratica oggi consegniamo alla città, alla scuola, ma soprattutto ai nostri bambini consegniamo questa palestra, quindi siamo veramente felici. Ma sulle scuole abbiamo lavorato veramente tantissimo, la settimana prossima consegneremo un'altra palestra, quella del Pappalardo, stiamo facendo lavori su tre scuole diverse, i lavori verranno completati prima dell'estate, quindi stiamo lavorando tanto bene per ridare ai nostri figli e ai nostri bambini delle scuole decenti dove poter fare attività.